Buon pomeriggio a tutti, eccoci di nuovo tornati, bling bling, e bling, ok perfetto, BS Ninja Così all'improvviso, non sarà anche un countdown Francesco? No, stavamo senza... cantando sen... Sen... No, senza Vasella, senza niente diretto ah, <ride> Bene. Francesco si sposa a Las Vegas, so quella è la cosa, veloce al volo Esatto, <ride> <ride> con me stesso Buon pomeriggio Con davanti a uno specchio <ride> come va, come va? Tutti bene? Tutto bene? No, no, oggi tante cose di cui parlare. Adò è vero, sono oggi stupendo. ce ne stanno proprio un sacco, cioè quello se ne va in viaggio di nozze. Vabbè. Ogni, tanto <ride> vedrete, ogni tanto vedrete Yotobi che si tappa le orecchie, Ah, sì, è vero. che a volte, a volte diremo delle cose scabrose che lui non vuole, non vuole sentire. È possibile. Lui è... Lui è l'ultimo puro di cuore, cioè l'unico personaggio fantasy nella vita vera che conosco, è Karim Musa, l'unico personaggio <ride> fantasy nella vita vera, che poi non no, è neanche non troppo fantasy spoiler. apparendo in un sacco di giochi. Cioè, tra l'altro, tra l'altro, eh, sì, eh, sì. ma oggi mi è arrivata un'altra richiesta dagli sviluppatori italiani. Ho detto Vu vuoi che ti mettiamo nel gioco? Ho detto, ah, così me lo chiedi, <ride> <ride> ok. Ok. Che potresti, potresti raggiungere qualche Guinness World Record. Che ne sai, fra dieci anni sei in duemila giochi. E diventi Ma io non faccio proprio... crasi. Sì, che me frega. È vero, la persona è... più presente all'interno come, come personaggio di videogiochi. Sai se c'è già un Guinness World Record di questo tipo, secondo è me è possibile. Secondo me, no, non so perché. Anche perché non credo ci sia tante persone ripetute nei videogiochi. Non così tante, S mi sa. Forse, forse qualche, qualche comparsata, eh, in quel senso. Come... Secondo me, fra due o tre anni, in... chi è... Chi è New Reeves ti batte fra qualche anno. È vero. <ride> 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 Bene, fa allora... diciamo poche, ma grosse, che New Reeves, dai. È vero, sì. <ride> una allora. Roba, una roba una bella. Uh, argomenti della giornata. Allora, ovviamente il... Um... Il main dish, diciamo così, il main course di oggi sono i leak di GTA 6. Quindi, diciamo tutto quello che è stato leakato a livello di gameplay, storia, personaggi e roba del genere. C'è chi ha visto più, c'è chi ha visto meno. Cioè, per esempio, a quanto pare Nicole e Mario si sono spoilerati di più. Io mi sono accontentato giusto un pochino di vedere il gameplay. Karim è rimasto puro nel senso che comunque non, non sì. vuole spoiler, non vuole niente ed è giusto è così. Quindi, cuore. cercheremo di rispettare questa. Um, uh, que questa questa tendenza, diciamo, a non fare Solo leak di, di trama mi interessano sì. poco, perché comunque io sono eh, no, un, infatti, un po' un fanboy cioè, di GTA. No, anch'io, quindi, quindi non, quelli, quelli sì. non, ho vedere, cioè non ho voluto vedere. Sì, sì, sì. Ho visto solo un po' di gameplay e, e la notizia grande che hanno eh, rubato il codice sorgente, che ne avevamo parlato anche in live da me, che, che mi, mi faceva ridere, mi faceva molto ridere, perché... Eh, coincideva col fatto che Rockstar avesse, tra virgolette, abbandonato Red Dead Online, aggiorn aggiornando per le ultime volte, dicendo: poi ci faremo il focus su GTA 6 d'ora in avanti. E da lontano c'era questo ragazzo che con la versione di G questa Questa qui? Questa qua, e lui che scappa con eh, GTA 6 in saccoccio. No, ma guarda, <ride> ma, ma io guarda, non, uh... io ho detto, vabbè, Half-Life 2, vabbè, siamo nel è successo il fatto nel 2002 2003 mi sa quando hanno fregato il sorgente di Half-Life 2 io ho detto ma guarda dopo tutto il casino è successo là si saranno tutti un pochino organizzati e tutto qua nel 2022 come può succedere un'altra cosa del genere a una grossa casa produttrice importante storica invece no cioè è una cosa che mi ha sorpreso tantissimo, se devo essere Ma sincero. In realtà, ormai la, la vera notizia, cioè, io mi aspetto che tra qualche tempo, cioè, leggi su Every Eye, esce questo gioco AAA. Non è stato liccato in prima pagina, proprio perché <ride> praticamente qualsiasi <ride> gioco AAA viene liccato e è una prassi semplicemente Io allora, non no, ma, ma perché... è vero, è vero, lo sai che ci, ci stavo pensando a sta cosa è una cosa che mi dà quasi fastidio cioè come fosse un procedimento naturale il fatto che ci sia il leak ci sia il cazzo di insider che dice Cristo e madonna sul gioco che poi ce ne sono quattro che sono sbagliati e uno vero, però poi è vero quindi l'hai sentito e compagnia bella cioè effettivamente sembra un iter eh, quasi obbligato, a volte è fatto apposta Anzi, se poi se magari fa... fanno, faranno come i siti di chiavi, che prima erano tutti illegali, poi le aziende hanno iniziato a, a loro a dare le a chiavi, dare le chiavi esatto. quindi Perché... inizieranno a collaborare con i leaker, in futuro tutte le aziende se vuoi vendere un po' il gioco devi dargli un, un po' di codice sorgente a metà dello sviluppo. Ma <ride> sai che secondo me qualcuno già lo fa col fatto dei, fin, dei confinti tra virgolette leak, Dici. un pochino per saggio... Ma sai, un po' per assaggiare il terreno, per vedere le reazioni, per vedere l'interesse, probabilmente qualcosa. Ma perché è troppo sistematico, ragazzi? Ci esatto, pensate, cioè, è troppo regolare, è troppo sistematico, hai ragione. E, e se ci pensate, è l'unico modo per non investire a caso in feature del gioco che altrimenti sarebbero dispendiose in termini di tempo e di soldi. Cioè, tipo, se viene fuori che il nuovo GTA 6... C'ha un sistema che ti permette di distruggere i veicoli fino al motore, tipo BMG per capirci, una roba del genere. Vedono come reagiscono gli utenti. Se gli utenti urlano in massa: no, non ce ne frega niente! Noi invece vogliamo la prima persona più definita. In base la prima a persona leak. più definita. <ride> ecco. Esatto, cioè in base a un leak, in realtà. Tu già puoi testare tutto, molto di più che all'epoca di Half-Life 2. Oggi un leak lo puoi usare per sapere dove investire. Eh, cioè, tipo, se gli utenti non avessero in qualche modo rotto il cazzo a Ubisoft per 20.000 anni con Assassin's Creed nel Giappone feudale, loro non avrebbero saputo. Come fare a farsi perdonare a tutti gli amanti dell'ultimo corso di Assassin's Creed un ritorno alle origini con Mirage? E invece l'hanno fatto tranquillamente perché hanno detto: Ok, Mirage torniamo alle origini, quegli amanti dell'ultimo Assassin's Creed si potrebbero incazzare, gli diamo il contentino perché su quello ambientato nel Giappone feudale noi torniamo a fare l'RPG. Tutto questo perché stanno a sentire le lamentele e comunque sia sì, i capricci degli utenti. E quindi è una strategia. Però può essere, è, può sono studi di, di merci, cioè, prendi il caso Sonic, uno se lo dimentica, no? No, no, o no, no perché Sonic uscito... è sempre presente: cioè, addirittura un personaggio eh. in un Agli uh, Sonic, un personaggio in un film, <ride> eh però quel eh. personaggio che è uscito ah, gli ha fatto, fatto risparmiare boh, qualche centinaio di migliaia di, di dollari di, eh, di studi di marketing e di, del personaggio. Quindi e, e ha fatto parlare, cioè, quindi a, anche a livello di pubblicità è stata una bella roba. Secondo me, portiamo da, dal presupposto che su GTA 6, Rockstar, se la poteva proprio giocare molto meglio, cioè, non beh, beh, facendo ammenda facendo eh, la cosa nera, cimiteriale, ci, ci dispiace. Sì, è vero, è stato volevamo. proprio brutto. Cioè, sembrava quasi una nel... ma, fatto, ma sei un po' Cioè, potevi uscirtene con una stronzata, a... potevi met metterci i personaggi, potevi fare un, un video del cavolo con i personaggi, potevi giocarci ancora di più, potevi rimbalzare la palla. Invece, c'ha la coda fra le gambe. No, e beh, non volevamo che uscisse così. Questa è la eh, È più grave proprio. di quello che pensa la gente. È eh? il leak del codice sorgente, di... eh, a parte tutti i problemi che hanno avuto in borsa, è anche un problema. Uh, appunto, riferito a quello che era successo con um, half life 2, pre-internet, pre, pre- internet di adesso, diciamo uh, che la gente ha fatto uscire, cioè ha liccato il codice del sorgente della beta, se non mi ricordo male, di Half-Life 2, e poi lo vendevano nei negozi. In Russia vendevano la beta di Half-Life 2 nei negozi, liccata, sì. <ride> e qui con internet non serve venderla, ma è molto più, più veloce e rischi anche di avere molto molti molti più problemi di quelli che potresti immaginare è per questo che loro hanno fatto ammenda per tutti hanno fatto ammenda non solo per chi lo compra il gioco ma per gli sviluppatori per tutti quelli che ci hanno speso un botto di soldi gli investitori la, i, quelli in borsa per tutti quanti quindi li capisco è poi, tutto, cioè... esatto. poi, poi li capisco e sicuramente un NPC dove prenderà per il culo quello che è successo lo metteranno all'interno 100, 100% perché comunque eh, Però guarda, in, borsa, in borsa non è calata troppo, eh? anzi, si mantiene sempre stabile. Quindi, ah, anzi, ti, mi sembra che il giorno in cui è uscita c'è cioè, stato pure un push verso l'alto. È credibile non gli ha fatto come cosa, anni, comunque, eh. anche perché voglio dire: eh, cioè, tu si sì, dici una persona ha il codice sorgente, ma fino a quando non fa qualcosa per danneggiare a tutti gli effetti. Uh, il gioco, appunto, come è successo all'epoca per Half-Life 2, cioè, se ok, perché finché ci sono dei video di quello che è stato preso e tutto quanto giochicchiato così, è un conto. Cioè, poi, se inizi magari a rilasciare roba, a ricattare roba del genere, lì inizia a fare i danni. Secondo me, sì, che poi non, uh, non è escluso, appunto, che semplicemente si tratti di gente giovane che vuole semplicemente farsi notare cioè non è detto che il furto del codice sorgente fosse il fine magari il fine era semplicemente dire sono bravo a, a bucarvi le cose Quindi, e ma, poi cioè è l'etica le, fossero... base dell'hacker del diciamo esatto cioè ti faccio vedere che ti posso inculare da un momento all'altro tu mi prendi come esperto della sicurezza <ride> e mi dai uno stipendio della madonna Beh, tutti così è, il punto è che, che adesso Hacker si sta mettendo d'accordo con Rockstar, e eh, penso che gli daranno o gli danno qualche milioncino se poi vogliono limitare i danni oppure dicono: Vabbè, facci quel cazzo che vuoi da, 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 da lì ai russi. Cioè, dipende da che punto, cioè, da quanto è profondo sto buco. Cioè, veramente dipende da quello. Eh, um, è grave grave invece lì rischi di dover rifare molte cose da zero, eh. perché eh, cioè, da cioè, zero questa no. cosa non la è perché ti sei bruciato tutto quello che c'era e anzi lo, eh, sviluppatori credo possano farci roba con il codice sorgente tra cui farci una versione funzionante e metterla online gratuitamente però eh, dicevo che non sarebbe comunque arrivata visto, visto la situazione e nelle altre zone dove la possono vendere in Cina cioè questo, questo non, no, non lo, non lo vedi, so è gratis quando... online sì, cioè, lo distribuisci così è oh, gratis e... online. Cioè... È successo con non licato non era un hackeraggio, ma è successo con la versione del 2001 di Duke Nukem Forever, quella che eh, usarono vero, per il trailer sì, famoso. Sì, 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 sì. Eh, ci fu quel trailer famoso di Duke Nukem Forever alle 3 del 2001, eh, bellissimo che poi cancellarono completamente. Eh, recentemente qualche mese fa è uscito tutto il il malloppo di sviluppo di quel trailer lì e di quella versione del gioco lì, e la gente lo sta finendo. La gente che ha preso in mano quel codice sorgente lì sta finendo Duke Nukem 2000, Forever 2001. Mm. Quindi, qualcuno di abile con il codice sorgente di GTA potrebbe far, ehm, appunto, far uscire una versione stabile, poi bella no, ma sicuramente stabile, perché era in pre 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 dai pochi filmati che ho visto, era. Uh, in pre, -pre -alfa, si, è, si vede spogliatissima comunque cioè funziona a livello di meccanica no. base ecco, di qualche animaglioso. Ma nemmeno nemmeno Ma guarda, io, io sì, era poca roba. Questo, questo non sia proprio il problema. Non penso proprio questo sia il problema. Ha detto proprio fra, fra di noi, così come non è stato un problema in borsa dove è andata giù del 3-4, già in un momento in cui la borsa stava andando giù, quindi non ha avuto. Cioè, questo secondo me è proprio un cazzo di danni sotto questo punto di vista, anzi ha fatto in modo di rialzare l'attenzione tutti insieme focalizzando su GTA 6 e, e aumentando l'hype, comunque GTA 6 se, se esce, esce fra ancora due anni eh. Mm, eh, minimo, devi infatti, mille sviluppatori che prendono quel codice che hanno liccato e ci lavorano sapendo quello che sa eh, la parte di sviluppo digitale, cioè, non è così semplice, non, non ci credo proprio che siano, l'hanno fatta. Cioè, il, il danno c'è, effettivamente c'è, ma è, potevano gestirla in, in cento modi differenti. Hanno fatto il vittimismo solito. Eh, ci dispiace quella. Ma non è un danno questo. GTA non, non ha danni, non è che si scaricano il GTA ucraino o russo. <ride> no, no, sì, quello fanno. no. Ma poi dicono: cioè, effettivamente, in chat ricordavano anche che era, dovrebbe trattarsi di, di una versione, quella che hanno che hanno preso di, di inizio 2019 quindi diciamo non in stato si sì, è pure vecchia Sì, no molto vecchia ecco no, no, no io non penso che ci sia questo tipo di problema piuttosto ci sono tante cosette nuove che possono essere molto interessanti e che se è vero che la versione è, è così vecchia potrebbero essere state implementate in maniera importante ecco lì becchi de delle persone che non hanno senso critico non sanno effettivamente come funziona il mondo dei videogiochi dicono minchia che merda la grafica di GTA 6 non sapendo che manca tutto il resto ancora vabbè, quelli sono, sono, sono ignoranti vabbè, quelli che... <ride> eh lo so però, però il mondo è fatto di ignoranti eh, altrimenti so. vivremo in un mondo ah, bellissimo bueno. se tu pensi uh, al fruitore medio di, di qualcosa Quasi mai chi si gode qualcosa è, è esperto, riesce veramente a capire. Cioè, io penso che eh, quanta gente ascolta la musica? Tutti. Chi capisce cosa sta succedendo quando l'ascolta, cioè, a livello armonico, a livello melodico, quanti conoscono? Pochi. Eppure, se un brano fa schifo o comunque ti suona strano, tu dici oh, cazzo, fa schifo. Cioè, non c'è bisogno di essere esperti per capire che una cosa fa schifo. E il problema è che eh, se tu presenti un brano non ancora mixato, con le registrazioni così, giusto per ricordarsi il, il pezzo, quelle, quelle fatte in garage, che qualcuno mm. potrebbe dire che è un gran bel pezzo, una, be una gran bella canzone, è una merda. Chi è che ti viene a sentire nel localino schifoso o nel garage e dice, cazzo, sto pezzo funziona? È quello che lavora nel, nel, nel business musicale, quello che ha l'orecchio, che, che capisce. Quindi tu guardi, guardi GTA, magari tu giochi da 30 anni, dici oh, cazzo, però stanno lavorando su delle cose che so tanta roba. La vedi un ragazzino che inizia a giocare eh, l'anno scorso, ha comprato PlayStation 5, quindi ha giocato due giochi, eh, sì. guarda, guarda quella cosa e dice, boh. Fa schifo sto GTA 6. Quello è il pericolo. È di grosso. nuovo come Wolverine. Vi ricordate la versione di, del film di Wolverine senza effetti speciali? Me la diede esatto. Nicola. <ride> e lì la gente vero, diceva sì. madonna che merda A Nicola cioè, non eh. diciamo queste cose in GQ no do, Nicola do ma io... e tra l'altro mi sa Wolverine l'immortale Nicola mi fa guarda che sta girando online una cosa tu diventi matto detto. <ride> e, e me l'ha girata no per me veramente è stato bellissimo vedere la versione non finita di Wolverine perché mi ricordo che c'era tipo una, tipo un cancello col filo spinato no? una cosa così e io per la prima volta, perché all'epoca non giravano troppi backstage di questo tipo vidi un wireframe di una roba 3D infilata in un film sì. e dissi raga porca puttana era un mi ricordo il lampione ho messo pausa, sono stato a guardare il lampione 20 minuti perché erano pochissimi poligoni era una cosa veramente de merda ma nella scena sembrava incredibile sembrava vero, io non l'avrei mai detto è 3D mm. e lì ho capito quante volte ero stato già fregato da, dal <ride> composite da... <ride> Nei film. Sì, poi eh, alternava scene girate dal vero senza effetti speciali quindi con il set con tutto quanto a scene dove c'era tipo Hugh Jackman con la corda e il green screen tra una sì, scena sì. e l'altra quindi la gente era che non era avvez avvezza al agli effetti speciali backstage al green screen le guardava e diceva che cazzo eh, cosa sto guardando? È una merda. Eh, sì. <ride> eh, sì. Che poi, ecco, que quei test che fanno eh, sono test che fanno anche per capire un po' il ritmo del film, per capire come piazzare la colonna sonora. Cose. Quindi sono test fatti per chi guarda ma sa già cosa vedrà. E l'utente finale, giustamente, la vede un disagio. Cioè, l'utente finale ride perché sembra di vedere Wolverine della parrocchia, capito? Esatto. Sì. <ride> Oh, comunque. Ah, ecco, no, è tornato Karim. Okay. Ah, scusatemi, era, scusate, mi ehm, sto cadere. una roba, mi sono cagato in mano. Ah, C'era okay. qualche monitor verde anche in Transformers 4, ma nel Final Cut? Non credo. <ride> ah, Mia, nel... non final... credo. <ride> <ride> hanno... hanno detto che mh, la versione del... come si chiama? Oddio, la serie del Signore Nuovo del Signore degli Anelli. Quella anelli che... del potere. Eh, L'Anelli del, sì, del potere. Hanno speso un miliardo e mi hanno fatto vedere un paio di frame. Ah sì, che sono fatti il video dove c'è Le bestiacce, ancora... sì. Mm -hmm. I green, le cose che ancora finivano. Cioè, lì c'è speso un miliardino eh, doveva essere per per quanto mi riguarda, dovrebbe essere perfetta quella, quella roba. Cioè, gli errori si trovano anche nelle versioni molto. Sì, e anche tipo, mi ricordo tutti gli errori usciti dall'ultima stagione di Game of Thrones, eh, tutte le bottigliette di plastica degli attori messe a fianco alle gambe, cioè quelle cose che poi erano tolte in post nelle versioni. Eh sì. Dopo che... <ride> cioè, che sono cose che capitano, non dovrebbero, però, quando capitano, eh, che devi fare. Pensate che su Domanda Lorian me lo diceva un, uh, un 3D artist che abbiamo fatto un video insieme un po' di tempo fa su Domanda Lorian, non hanno potuto usare il green screen perché l'armatura del protagonista è perfettamente riflettente. Giustamente. Eh, quindi e non quindi non lo puoi fare. Sì. E quindi hanno usato un sistema che diventerà probabilmente lo standard, che sono questi stanzoni eh, in cui Bellissimo. intorno c'è praticamente uno skybox su cui tu proietti quello che vuoi e quindi tu giri effettivamente già con l'ambiente uh, lì, è una, una figata pazzesca e, e se hai un paio di milioni di, di dollari al metro cubo puoi, puoi comprarti <ride> <Sì, ride> veramente chissà quanto cazzo costa. però ho visto i backstage <ride> e funzionava cioè quando tu lo vedi dici non potrà mai funzionare perché sono schermi o oh, invece riescono a farlo funzionare da dio è assurda sta cosa assurdo. Eh ma perché c'è perché probabilmente usano uh, la sfocatura della profondità della profondità di campo per rendere completamente assimilabile lo schermo. Poi da quello che mi ha detto lui, uh, quegli schermi agiscono anche in base cioè possono essere tarati in base anche alle macchine che usi, gli obiettivi che usi per dare il giusto grado di sfocatura, di, 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 di distanza, cioè è una roba super fantascientifica, però giustamente il green screen da quanto tempo si usa al cinema? Eh sì, da non si capisce. Prima quanto. ancora quello blu. Eh, capito. Sì. Vabbè, che, si usava ancora il blu quando c'erano un sacco di cose verdi a schermo. Dove si notava, sapete, dove... io, ricordo, io ricordo il primo film dove abbia notato il blue screen fu Titanic, la parte in cui sì. ci sono Jack e Rose praticamente sulla, sulla poppa della nave prima che inizi ad inabissarsi che C'è tanto vento, ci sono i capelli di Leonardo DiCaprio che si muovono praticamente per aria e in mezzo ai capelli dietro un pochino vedi ogni tanto il blu dietro il blue screen. Eh, vabbè. Però è il primo fai... film dove abbia notato uh, il blue screen. Ah, sai, sai cosa dicono? Forse c'è una cosa che noi non lo sapevamo, ma prima dei film l'abbiamo visto noi, che era la cravatta di caccamo. In, eh, in MyDirezione. Ah, sì, è vero, però tu lo sapevi, era incredibile, un effetto speciale assurdo. Vabbè, ma all'epoca chiunque, chiunque guardasse le televisioni regionali con i cartomanti, e che sapeva benissimo com'era un chroma key fatto male. Lo esatto, sapevamo sì. tutti, cioè, era ovunque il chroma key fatto da merda. Era molto semplice: erano erano due telecamere, uno addosso con dietro il green screen e una verso l'alto del tavolo che veniva proiettata sullo sfondo. Il genere era quello. <ride> sì, sì, sì. sì. Eh, tutto in una sola inquadratura. Puoi guardare il tavolo. Lui, sì. il delirio di, di Pixel. Tutto intorno. Il Mago guardare Nicola. Lui. ricordo, fatto malissimo, il Mago Nicola. Qual era? Aspetta, il Mago Nicola era di Bari. Mi ricordo. Operava sino alla, sino alla campania faceva sortilegi, cartomanzia, ma faceva Piazza. un sacco di pubblicità in televisione, ma pure su. Canali regionali diciamo popolari, ecco, ricordo mi si è sparito la circolazione. Sarà stato arrestato, probabilmente sarà alla casa circondariale qui a Bari, però non lo so. Cioè. <ride> no, ma adesso intanto i maghi si sono spostati tutti su TikTok. Quindi. Madonna, anche un po' TikTok su Twitch. Ma sapete che c'è la categoria? No, Twitch. su Twitch sono... c'è la, no. eh, la categoria eh, Tarocchi. C'è la categoria su Twitch Tarocchi eh, perché erano troppi. Non so, eh... ah, vabbè, ma Tarocchi cioè, da lì a venderti le collane miracolose ce ne passa. Però... A proposito di collane miracolose. Tra 3-4 giorni esce il documentario su Netflix su Vannamarchi. Eh, do -do -do domani no, no, avete no, visto non il trailer? Certo. No, bellissimo trailer. Sì, C'è il trailer. A voglia. Sì, sì. lo vediamo insieme. Cioè. Io ho comprato essere cioè, gigione. Il trailer finisce con una frase di lei incredibile. Sì, è vero che mi, se dice... mi sembra assurdo che l'abbiano messa in un ti trailer giuro. di Netflix. Dice ma guardiamola. Aspetta, okay. c'è una, una dice una frase, ma no, non guardiamolo che poi ci cazziano che mi sa che non possiamo no, guardare il trailer. Io me la ricordo la frase. Su... Te la ricordi? Non possiamo guardare il trailer. Ne? Ne? che diceva che non I mi ricordo. Co I coglioni sono fatti per essere inculati. Esatto, <ride> i coglioni sono fatti per essere inculati. Questo ho detto. <ride> Almeno sinceramente, anche... capito? No, eh, no scelta, ma... <ride> ma un trailer possiamo vederlo, cioè un trailer è un trailer, cioè Dici, forse i trailer sì, forse sì, i trailer, il trailer oh, sì, oh, oh, forse quando sì. l'ho sentito ho detto oh, "Madonna santa". <ride> no, cioè come sempre beh, che lo vediamo sì. la Quando esce, scusa? <ride> Tra un paio di giorni, penso. Eh, mi sembra domani, <ride> dovrebbe essere mercoledì, però non No, ecco, ve lo passo, mettetevi su zero, cioè... lo vediamo insieme. Aspetta. Mercoledì, ma, ma, ah, sulla chat. Sì, sì, ve l'ho messo. Dite quando siete a zero. Che lo faccio partire a oh, Mi aspetta, riferisco eh? anche in live, scusate se vedete male adesso. Praticamente, gli altri. Oh, no, scusate colonina. se vedete in freno fanno Marchi. Perché... Sì. E beh, dato che ci siamo, che ne stiamo parlando. No, io ho pensato tantissimo okay. a Mario. Ditemi, ditemi quando partite. Okay. 3, 2, 1, clic la vita puoi fare quello che vuoi d'accordo allora devi visto migliore Telefonate! Telefonate! senti la musica va a da solo all'inizio degli anni ottanta nascono le televendite nascono i oh, televenditori wow pimpanti amizi d'Italia aveva questa voglia di diventare lei in assoluto la numero uno oh. L'Ardosa! Sfondava lo schermo in quel modo di. Anche <ride> il vicino di casa! Facciamo! Noi eravamo una potenza, ragazzi. Facciamo 12-15 miliardi al mese. Qualcuno l'ha definita geniale imbrogliona. Tutti abbiamo bisogno di illusioni. Lei era convinta di essere diventata così brava da poter vendere anche la fortuna, cioè il nulla. <ride> Che è lui che vi fa vincere i soldi, è lui che vi manda i numeri fortunati, è lui! Gli diceva che serviva un amuleto e scattava la seconda e la terza vendita. E le persone. Un'inchiesta su striscia di poi il tutto poteva Andano sfacciare ricacinato. poi tutto quello che è successo. Dove è, è stata arrestata per truffa ed estorsione? Il simbolo delle televendite finire. E è anche un eh, sì, esatto abili. non avevo più niente. Vi siete mai Comunque domandati se era se giusto, se era corretto. Sì, c'era. Io non la vedo truffa, questa perché i coglioni vanno inculati, cazzo! Ecco, non li incurati, ecco. Madonna. Madonna. Ma che cazzo. Cioè, comunque, siamo presciissimo. Madonna, ma se siamo alla frutta? Ma come. Ma facciamo uscire delle cose serie, i documentari su Vanna Marche, su come inculava la gente, ma. Beh, ne è uscita di roba, ma in realtà se non lo fanno troppo trash potrebbe essere interessante ripercorrere tutta la storia per chi magari sì, non l'ha mai sì. vissuta. Perché sì, ormai ma è vanno... questa è una delle cose che potrebbero fare anche su YouTube. E eh? eh, io ho fatto un video su Vanna Marchi eh, lo so, un anno io. fa. Eh, no, però ah, sì. io ho parlato di altro, non era proprio un documentario. No, 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 no. Però mi però hanno taggato è... tutti sotto il video di Instagram. <ride> mi hanno taggato sotto quel video. Lì. Eh, però in realtà un documentario, vabbè. ci sta. Però il, il fatto che... Ma perché stiamo parlando di... Vabbè, il fatto che ancora adesso, tipo Netflix, si sia sbattuta per fare un documentario su Vanna Marchi. Questa storia è da mo che è finita, è finita nei primissimi eh, del sì, 2000, no, eh? cioè, proprio saranno almeno vent'anni che è finita, eppure. ehm eh, ancora, fare. Ancora, fatemi fare un'autopsia al nostro discorso. Allora Siamo partiti da GTA, poi siamo arrivati a dire che una versione incompleta alcuni non l'avrebbero gradita, da cui siamo arrivati a Wolverine e alla versione con il green screen visibile. Da lì siamo andati al green screen fatto de merda, dal green screen fatto de merda, vanno a Marchi. Questo è stato il genere. Comunque, a proposito di OGN e tecnologia, adesso parte pure la conferenza Nvidia della serie 4000. È vero, le serie 4.000. La gente ancora non c'ha le 2.000. Non riuscita a comprarle? <ride> <ride> eh, lo so, eh. purtroppo, guarda, stato problem... ma a quanto pare si sta risolvendo, almeno su una questione sì. di prezzi ultimamente. La... Eh, sì. La nuova... Non tanto La di reperibilità, nuova... ma di prezzi, sì. Sono curioso, vabbè, sarà sicuramente il 30% in più rispetto alla delle 3080 delle serie 3000, sarà, sarà sempre così, e di solito è il 30% ogni, ogni aumento di tecnologia. Sì, però posso dire una cosa da, da fanboy Nvidia, uh, cioè, raga, cioè, se, se state in full HD o anche in 2K, cioè, le serie 1000 vanno, vanno benissimo ancora, cioè, le, le, ah, più, eh, più eh, po eh, le serie 1000, cioè, siete a posto, confermo. porca miseria, cioè, non... Non hai sì, bisogno dell'ultima, diciamo, strapotente scheda che esce per poter giocare decentemente tutto al massimo. Ecco, magari. Se vuoi fare il ray tracing, ok, però sì, ma anche quello cioè, perché alla fine il ray tracing è gestito da un, da un processo a parte del, da un processore a parte del, della scheda. Quindi, diciamo, è accessorio. È come se tu eh, c'è il il, il rendering che fai del gioco. Il ray tracing è un calcolo a parte che fai il uh, il. Uh, dei, non mi ricordo come si chiama comunque il processore a parte. Quindi diciamo che non dovrebbe cambiare niente giocandolo normale con ray tracing. dicono una un 3070, dicono una 3070, me la, eh beh, grazie al capo 3070, comunque. Sì, ma smart. se c'hai no, una, una serie 3, a meno che non, tu non debba fare cose particolarissime, la 4 la vedo un po' complessa. Sì, il problema inizia quando appunto devi aumentare la risoluzione. Perché finché stai a 1080, finché come fu, dice fu la Francesco, KDC, la, 1080 1080 per, la 1080 va benissimo. Sì. Uh, se proprio, magari l'RTX non ce l'hai, però insomma, ci siamo. Okay. Eh, okay. Il problema: io eh, ho una 3070 a casa e con lo schermo 2K alcuni giochi ho fatto fatica a farli partire come si deve tutto okay, al scheda? massimo. 3070, ah, okay. perché il doppio della risoluzione fa molto più delle impostazioni video e quindi ho dovuto ricambiare ho preso lo stesso schermo della stessa grandezza ma a 1080 perché ho con però 140 165 hertz non mi ricordo neanche però appunto il problema il mio è sempre stata la risoluzione infatti ho letto qualcuno che dice io lavoro a 4k ma con una 2060 ma quando devo giocare è un casino perché poi tu non puoi giocare a 1080 su uno schermo 4k perché Vedi, vedi merda, vedi me, come mi sento cello, me. e quindi c'è cioè, sempre quel problema lì. Le console, soprattutto nella mid-gen prima di quella attuale, avevano capito che dal divano un tranquillo upscaling uh, avrebbe fatto una gran bella figura. Secondo me, quella è un po', è un po la via. Se non vuoi, <ride> se non vuoi far fare veramente schifo quando giochi, non vuoi vedere le cose sfocaticce. Mm -hmm però effettivamente io qua c'ho un, un 32 pollici 4k e mi ritrovo sempre a giocare in 1080 sempre eh, perché avete fatto le rape? Eh, colpa mia no perché io comunque in background mi stavo tenendo la conferenza in video e se succedeva qualcosa di, di particolare quindi appena aperto c'era un um, <ride> c'è un rendering c'era un rendering <ride> chiassosissimo. abbassato subito il volume solo che c'è stato <ride> del rape eh, vabbè giusto cioè. ragazzi ogni tanto ve la beccate sì no vabbè me la sto tenendo e... da sotto nel caso succede qualcosa di eclatante così switchiamo ecco okay. Qualcuno ha provato Return to Monkey Island? Non ancora Non, ancora. non lo farò Nemmeno io, eh, non, non, cioè sono veramente col punto interrogativo se, se provarlo oppure no eh, Mi interessa relativamente purtroppo anche da amante di Monkey Island È vero eh? relativamente non, non sento quella la pressione che cioè, quando è stato annunciato ho detto ok lo prendo al volo day 1 0 però boh, Ma sai perché è un gioco della calmo la schiera delle persone che dice secondo no, me è un gioco tranquillo non... Cioè, quindi non, non è una cosa che stile grafico mm, sinceramente ha il suo stile, ha il suo perché, ecco. Sì, no. sì, sì, indubbiamente, io non lo so, cioè, a me non allora. Raga, a chi dice è molto bello, non si merita la shitstorm. Qua non stiamo parlando di bello o non bello, qua stiamo parlando di stile grafico che ti può piacere o non ti può piacere. Io non riesco okay, a giocare. È giochi... eh... fatto come i giochi flash dei primi anni 90. Eh. Pornolio, <ride> porn Madonna pornolio. Io non riesco a giocare a Hollow Knight. Mi fa troppo schifo lo stile grafico. Lo so che il gioco è bellissimo, però mi fa cagare visivamente. Non Beh, ci posso All'epoca, come quelli che faceva cagare lo stile grafico di Minecraft, e chi invece faceva impazzire, cioè la stessa cosa, eh, eh. Es es esatto. Sì, io, io ho iniziato, Mario lo sa, io ho iniziato a giocare a Microsoft, eh, Microsoft, a Minecraft, <ride> perché sono, adesso è Microsoft, quindi non ho sbagliato. No, no, mi sono infatti giusto, mi sono così tanti. <ride> eh, eh, perché eh, abbiamo inserito la prima, eh, la prima mod grafica, altrimenti non ci avremmo mai cominciato a giocare. Io <ride> Vabbè, voglio, odio stiamo. Minecraft e vaniglia ci sta, ci sta, e sono d'accordo sullo stile grafico. però, come tutti stanno dicendo in chat, me l'hanno detto anche persone che ci hanno giocato. Hanno detto che in movimento è molto meglio. Nel frattempo, in conf... movimento conf... ti abitui. Nel frattempo, dalla conferenza Hola. Nvidia è stato um, annunciato l'RTX di terza generazione, l'Ada Lovelace. Non eh, lo ricordo, la... Ada Lovelace, che è una delle, ah. delle praticamente, la prima. Programmatrice della storia, infatti, me lo ricordo dall'università, sta cosa. E niente, adesso, adesso, numeri, prestazioni e quant'altro, però, appunto, è... Cosa eh, faccio a sapere la 4080, quanto è più potente della 3080, Dai. Eh, due tre volte più efficiente Bella, della generazione precedente di ray tracing? Ah, no, no ray tracing di ray tracing? Cioè. No, no, di proprio... no, adesso sta parlando di adalo sì, è il, questo è il processore dedicato all'elaborazione del ray tracing che ne stiamo parlando. Prima. Sì, ma io mi chiedo, no, ma con questa, con questa potenza qui e col fatto che la Real Engine 5 ti fa girare un miliardo di poligoni contemporaneamente a, a schermo, riusciranno ancora a fare giochi che vanno a scatti? Sì, sì, ma il problema è l'ottimizzazione, l'ottimizzazione non... quello lì che devi fare, cioè, se, devono infatti... essere bravi a ottimizzare. Allora, ma, ma tu non sei appassionato, però giocati un paio d'ore. Tarkov e saprai cosa vuol dire un gioco ottimizzato a cazzo. Male, <ride> malissimo. <ride> Oddio, noi ci abbiamo giocato e quando ci abbiamo giocato non ho potuto apprezzare particolarmente il frame rate perché da morti si sta piuttosto fermi, <ride> però, il <el> menù <ride> andava eh... bene. Il andava il bello bello, no, bello. Non, non mi è sembrato così disastroso però se lo volete sapere ieri abbiamo rigiocato un gioco del 2014 che si chiama Dark Shadows Army of Evil mm. e andava a 30 fps su una 3080 <ride> Ti Madonna. Ma quello potrebbe essere loccato a 30 fps perché molti giochi vecchi eh, Ma anche non il caricamento andava lento No <ride> è, è tutto bloccato, credo non lo so eh però io molti giochi vecchi sono tutti locati a 30 fps, poi li sblocchi a 60 e diventa chip e chop perché non è ottimizzato per i 60 fps e quindi va il doppio della velocità invece <ride> di essere solo fluido. E quindi, insomma, ogni tanto succede. Abbiamo Dark Shadows, l'abbiamo ripreso in mano. Sono state le stesse emozioni del tempo, cioè rottura di coglioni fuori, di, fuori scala, e poi abbiamo provato un altro gioco degli stessi sviluppatori. Faceva schifo allo stesso modo, ottimizzato malissimo <ride> allo stesso modo, del 2015. Questo quindi è colpevole un anno in meno. No, comunque, mo io sto continuando sempre a vedere qua. Uno, uno, uno degli utilizzi, infatti, che stanno spingendo per dire per quanto riguarda. Uh, l'utilizzo della terza generazione del RTX quindi della serie che avrà la serie 4000 uh, si parla già di mega schermi quelli pubblicitari no. pannelli di quel tipo diciamo da stadio e, e simili ecco quindi si sta parlando anche di, di, di giochi ma anche CGI dei, dei film e, ed effetti in tempo reale non solo appunto dedicati ai giochi e stanno facendo della tecnologia dove praticamente c'è un sistema dove si ordina maggiormente il processo che gestisce i riflessi uh, delle reti X all'interno uh, di un processo. Ecco. Io non so se ti sento solo io male, oppure anche. No, no, voi. mi ero allontanato un po' dal microfono. Ecco. Ok, ti sento un po' metallico forse Metallico? Po no, non così, da. forse è un po' il. La riduzione del rumore, credo sia che ti schiaccia un po' la voce. Ah, ok. Ok, forse è un problema, è un problema mio. E, mh, guarda, il, il non so se avete cominciato a girare per i supermercati. Ehm, però sta succedendo questa nuova piaga, la piaga dell'8K. Uh, stanno cominciando a uscire i televisori 8K. Io l'avevo cominciato, l'ho vista la prima volta in Giappone quando andai, quattro anni fa. Quattro anni fa facevano vedere questo televisore 8K. e detto, vabbè, ci vorrà un po' prima di arrivare da noi. Sono passati quattro anni e sta cominciando la piaga dell'8K. Quindi eh, adesso comincerà la, le marchettate del prendi la televisione 4K, che schifo, blè, Prendi l'8K, tanta roba, boom. Vabbè, ma SM è da sempre così. Cioè, ma ti ricordi pure prima che eh, il 720, l'HD Ready... 15, Ma guarda, cioè... che il 7, tra il 720 e il 1080. C'è un salto sì, la differenza tremenda. Che, che lo subisci. Però, se ci pensi anche da, da 4 a 8 k comunque è un bel salto. Però secco, il fatto. se ti prendi un 100 pollici è bravissimo. E allora infatti ragione. stavo dicendo lì la differenza la noti se appunto passi da un televisore bestia che hai a un mini cinema. ecco quella è la differenza. Ma infatti dovrebbe, bisognerebbe passare direttamente alle laser TV, quelle che sponsorizzavano durante gli europei. Nei, nei cartelloni c'erano le Laser TV da 100 pollici e costavano 50 60 mila euro. Io andrei direttamente lì. Eviti eh? l'8K vai a 60.000 euro laser TV 100 pollici. Secondo me siamo a posto. Eh? Ma sì, se risolvi. consideri che un, <ride> per un proiettore... giocare poi, è... ma un proiettore digitale da cinema. In realtà da cinema, stiamo parlando del cinema, ti butta una roba 4K. Perché cioè quello è stato lo standard fino adesso. Noi adesso diventiamo tutti ciechi che non ci vediamo. Cioè, il 4K è già il grasso che cola. Diciamo che il problema non è soltanto quanto è grosso lo, lo schermo. Tu dici, vabbè, se voglio fare un 200 pollici ci vuole l'8K. No, devi pure considerare che il tuo occhio è, è uno strumento limitato, cioè non, non puoi pensare di... Cioè, un 8K, io, io già faccio fatica adesso a mettere un Blu-ray 1080 e distinguerlo da un Blu-ray 4K, dopo due secondi che sto guardando un film. Per me sono dettagliati tutti e due, non è... Non è quello il problema. Sono Forse abituato... da, dal 1080 al 4K la differenza la vedo parecchio. Il problema però del, del televisore, io sono a 4K da un paio d'anni, non ce l'avevo, non ho mai avuto uno schermo, un televisore 4K prima. L'ho preso giusto perché se ne devo prendere uno nuovo, vado in quella direzione lì. E il problema con il 4K è che tutta la roba leggermente meno di 4K che guardi. Dipende dalla piattaforma in cui la guardi, perché cambia il, il, code, il, il bitrate. La, co la codifica. Perciò. Direttamente sulla televisione, con le app, è atroce. Io ho guardato, nello schermo 4K, una puntata della prima stagione di Breaking Bad, ed era tutto... Tipo la frittura delle patatine, era tutto. Anche in pieno giorno, <ride> nelle scene in pieno giorno, era orribile, perché... Um, c'era la grana della pellicola, diciamo che nel 4K con un pochino di sharpness e tutto nitido, e usciva era 3D. La, la, la grana era qui sul mio divano, friggeva tutto il mio salotto. Ed è atroce. E io ho detto: "è rotta. Si è rotta la televisione, non l'ho ancora toccata, si è rotta. Poi guardi un video 4K fatto apposta. Sai quei video che fanno girare in loop nei negozi per farti sì, ecco, sì. quelli lì. Si vedono da Dio, quindi dici: Ok, è un problema di codifica. Quindi è proprio un perché poi, se io lo guardo da Apple TV per dire la, la, la stessa puntata di, di Breaking Bad si vede molto meglio, dipende, dipende proprio dal bitrate. E molta gente non lo sa. Quindi compra il 4K pensando di vedere i canali televisivi per bene. E invece sono una merda. Sì, per sono una verdatroce. Noi noi quando carichiamo un video su YouTube, noi normalmente noi quando facciamo una roba fatta bene, ci mettiamo la grana magari per dare uniformità, per nascondere i, semplicemente i VFX, queste cose qui. Tu metti la grana per uniformare. Se carichi per YouTube, la grana la devi togliere. Perché YouTube la smarmella così tanto la grana che sì. non c'è più e ti fotti i dettagli. Verissimo guarda io queste cose le ho imparate tutte da voi cioè con il tempo <ride> siete stati sempre <ride> presenti nel correggere mille cagate dopo che facevo praticamente nei rendering per youtube <ride> eh sì, 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 sì. Eh, comunque ragazzi adesso dipende pure dai televisori cioè per dire il sony che c'ho di là fa un upscaling che è spaventoso cioè metti, metti un blu-ray 1080 ma metti anche un dvd cioè, io ho visto parentesi tonde, si vedeva abbastanza bene a tutto schermo su 65 pollici 4K. Cos'hai, un Bravia OLED? Eh, sì, l'XR, quello nuovo. E sai che è possibile che abbiamo lo stesso? Perché anch'io ho il 65 4K OLED Bravia, eh, quindi è probabile eh, che è, sia lo stesso. Fa uno spavento, in quella, quella cosa lì fa veramente, fa veramente spavento. L'ho provato guardandoci praticamente solo, solo DVD 1080. Eh, uno ce n'è 4K ed è un film di merda un Resident Evil degli mm. U <ride> comunque hanno appena mostrato Portal RTX cioè mostrato così è una bomba carino, sarà sì. tutto riflesso perché sì. è tutto di eh, metallo Ma, infatti hanno fatto vedere un sacco di cose adesso cioè ha rifatto tutto il trailer per il Reti X è una bomba è veramente bello Almeno però, cioè, Portal vedere. È, è Portal sempre eh? cioè, però comunque è una bomba il è gioco è meno rigiocabile sulla faccia della terra purtroppo sì, è vero. Io lo... Solo gioco? una volta l'ho rigiocato. Meno rigiocabile, eh sì, no, quello sì è vero. Beh, un puzzle game ci Vabbè, sta. Vabbè, ma alla fine, cioè, quando fai un'operazione, tipo rifare Portal con le reti X, è per flexare la tecnologia più che far, per farlo rigiocare. Ecco, certo. Eh, hanno fatto uscire, no, giusto lo, lo aggiungo visto che si parlava di Portal, hanno fatto uscire una mod non ufficiale di Half-Life 2 per giocarlo in VR. Oh, ed, è, oh. ed è incredibile, hanno detto. Ed è una mod. Ma probabilmente sai cosa perché hanno usato, hanno usato la tecnologia di Alex per adattare la fly. Se è così, io me lo rigioco. È simile. è simile. Non so se ci sia il teletrasporto, perché se c'è il teletrasporto, me lo gioco. Anche se c'è tipo... il teletrasporto, sì, perché no. c'è da camminare, no, perché tipo, si vomita così. È uguale. <ride> Beh, infatti. anche in Alix si poteva teletrasportare, sì, ma in... sì, no, sì, forse... potevi scegliere. Per quello chiedo in Half-Life: Alix ha tutti i, pro... i sistemi di... di movimento, camminata, teletrasporto e movimento a scatti, quindi ne ha uno per ognuno. Uh, Half-Life: Sì, e purtroppo a me piacerebbe tantissimo camminare, vi giuro, quando ho giocato. Alix io volevo, infatti, in alcuni punti ci ho provato, volevo camminare, volevo muovermi in tempo reale. Però io duro 20 minuti. Dopodiché ti mostro cosa stavo digerendo. No, eh... vabbè, dipende. Vabbè, se cammini è normale che eh, sbocchi. Cioè, anche perché voglio dire: cioè, io, mo, probabilmente da me e Karim abbiamo centinaia e centinaia di ore in VR. Ma alla fine, cioè, sono giunto alla conclusione che tutto quel che ti fa stare male sono movi movimenti del tuo personaggio. Uh, non, uh, che non siano teletrasporti, tutto quel che fa muovere il tuo personaggio ti dà motion sickness. Nel Però senso, ci sono mm, dei limiti, sai? Sì, ci sono Però dei limiti. Allora, Per esempio, alcuni, il, il, la, la peggiore esperienza, cioè che è bellissima da vedere, mm, mm, ma vorresti resistere un po' di più, sono i simulatori di guida mm. <coughs> al 100%. Simulatori di guida, uh, l'unica maniera, ah. scusatemi, <coughs> l'unica maniera in cui non sono stato male, è stato da K quando c'era la, la postazione che aveva il movimento esatto perché lì appunto il corpo si aspetta cioè avendo un'esperienza eh, di guida sai che ovviamente facendo determinati movimenti determinate manovre eh, il corpo si aspetta determinate sollecitazioni non avendole inizia lì inizia un pochino a, a, a inizia un pochino a sfarfallare la testa ecco diciamo così stessa cosa con, senza i teletrasporti con giochi tipo Alex eh, inizia a impazzire perché se il se sono... Si inizia a muovere molto velocemente, diciamo, con, uh, col corpo e tu in realtà non ti stai muovendo, uh, lì ti crea, ti crea motion sickness. Però se ti muovi Beh. a teleport, io ho fatto sessioni anche di due ore su Alex e non ho avuto problemi. Sì, uguale, uguale. Ho fatto una live di due ore con il teletrasporto e non ho avuto problemi. Um, ci sono dei momenti. Allora, prima ti dico il, il sistema di movimento che non mi dà fastidio. Hai giocato a Gorn? Uh, no, Gorn. Gorn è quel gioco dei gladiatori dove spiaccichi le teste, strappi le braccia, le gambe, disintegri i corpi in questa arena dove tu con le armi. Infatti, la pubblicità di Gorn è una delle più belle. Perché il, il, il trailer di Gorn è la gente che gioca e che sfascia il salotto. Perché è quello alla fine, perché c'hai tutte le armi che girano, ti sposti, eccetera. E Gorn ci si muove tenendo premuto i grilletti e tirando a te il gioco. Fai così: ti tiri addosso. La strada invece di andare solo avanti, sei tu che con le braccia fai il movimento per andare avanti mm. anche una per volta. E quello non mi ha dato fastidio. Per dire, ci ho giocato tantissimo e quello non mi ha dato fastidio spostarmi così. però era, era come l'astronave di Futurama che non è l'astronave che si muove, ma è l'universo sì. intorno che si sposta. È uguale, cioè, tu che non ti potevano... lavi il gioco di te non potevano. Io non l'ho giocato, però, secondo me, non potevano pensarla meglio. Questa cosa perché se sei tu a fare il movimento, non lo subisci. E là, in buona parte è la sensazione. Esatto. Esatto, sì. sai invece quando sono stato male una delle ultime volte non male male però abbastanza da dire no reggo tipo due minuti e poi mi tolgo il visore io molto spesso il visore lo uso in bagno perché mi guardo ah. le robe su Show, non per quello lo, lo, lo uso per guardare no, speedpitch non, 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 non ti credo non ti credo carino ti giuro ho visto metà in bagno e metà da un'altra parte sul salotto ehm, spider man into the spider verse in 3d in big picture, che è questa app. Comunque. E io lì di solito mi guardo le esperienze del. Adesso si chiamano del metaverso. Ah, cioè, quindi si chiama, chiama l'esperienza, si... si dice esperienza del metaverso. <ride> ah, si così. <ride> si, si chiama bello. così il metacarpo. Giuro, <ride> giuro. E sono esperienze bellissime. Tutte in prima persona, in 3D, non solo a 360 gradi. Eh, per esempio. Uh, ho vissuto una roba strana, però è figo. Per farvi un esempio, uh, ti hanno ricreato delle, dei bar, delle situazioni dell'America degli anni 60 e ti fanno vivere da persona di colore in prima persona, seduto con altre persone di colore in un bar degli anni 60, quindi con tutto il razzismo rampante che c'era in quel periodo. Ed era molto figo. Però a volte, tipo, voglio visitare Tokyo, <ride> in questi video 3D di Tokyo e tutti sti cazzo di video iniziano con tu su un drone che leggermente si sposta in avanti per farti vedere il Tokyo da lontano e a parte di giuro, sono così sulla tazza del water con i frutti in mano <ride> che me lo tolgo e dico ok. No, bianco in Ma voi, in fase, ma dico, voi ve l'immaginate oh, sì. se è avuto successo a Karim col visore? Con il viso, che così guarda, vi sto dato delle <ride> immagini <panica>. incredibili. Quindi <ride> questo è il futuro, il futuro se tu apri il mio bagno c'è stato un incidente, è caduto un aereo ho sentito, sentito un rumore tremendo sono, sono i motorini che sfrecciano okay. sotto casa mia sembrava un ah gioco no, di normale. No, no. comunque, comunque piccola, piccolo, aggiornamento, piccolo aggiornamento conferenza Nvidia 4,80 prezzo di partenza da 400 e passa dollari non ci crede nessuno e, eh. Eh, la, serie, la serie 30 parte da 320 ma è <ride> la 40? 40 450 non mi ricordo se era 450 o 350 dollari mi sa 450 ok la, Invece beh, la 4... compro domani no no scusate, scusate mi sono confuso io uh, 480 da 900 dollari scusate ah, <ride> mi sembrava strano sì no onda. perché hanno sparato tipo un sacco di prezzi di fila prima cioè ho fatto un po' di confusione ah, ok Mo sono andato a ricontrollare ho rimandato indietro la live ok scusate Ok, ok. Mm. Comunque ci devo provare anch'io a fare, non sul cesso, dico, devo provare anch'io a fare questa. Come si chiama? Big Picture. Big Picture è un'app di base che, che hai sul, sull'Oculus. locus su uh, due si sì, c'è anche su Steam che è uh, sale cinematografiche di vario genere dove la gente ci carica quello che vuole mm. e si è scoperto ah, sì. che simula il 3D. Dei, fi, dei, dei film perfettamente perché non hai gli ah. occhialini da mettere e sederti giusto te lo simula sempre giusto e la gente si scarica i fi, 20 GB di film in 3D e li, li riproduce su big picture e tu entri nelle loro stanze purtroppo ci sono 15 posti e eh, quindi si ah. riempiono subito però sei lì poi vabbè ti puoi tirare i popcorn i pomodori eccetera però intanto ti guardi i film in 3D è perfettamente sì, no. in 3D quindi è molto bello eh. e scusa come mm. non è illegale caricare assolutamente No, ah, però, non lo stai caricando, lo stai riproducendo dal mm. tuo computer sullo schermo del, del big picture. Eh, in più ci sono canali di big picture che adesso si sono mezza anzi, sono, sono decimati, <coughs> letteralmente. Tipo c'è Robo Chicken 24 ore su 24. Ricche e morti. 24 ore su 24. E... Camera Cafè 24 ore su 24. come ho fatto <ride> Camera <'è>. caffè, Esatto, <ride> Sì, sì, è illegale comunque. Sì, sì. Però, non lo, cioè, però non, non lo stai caricando su una piattaforma, lo stai riproducendo su una piattaforma. E poi ci sono i piccoli cavi. È illegale diciamo, comunque, ma sì, però... diversamente sì. illegale. <ride> Quindi sì, se l'host esatto. si stanca di guardare il film, tutti e 15 ci restano male. Esattamente. E poi tu non Beh. sai quando è iniziato una stanza. Tu entri in big picture e vedi Spider-Man into the Spider-Verse in 3D, entri e ci sono i titoli di coder perché era appena finito. Dice, ah, ecco Beh. perché c'era posto, perché <ride> se ne sono andati via tutti. <ride> Il big fisher è una provo. delle cose che uso di più seduto, quando per il resto è ping pong. Comunque dicono. ragazzi, faccio un piccolo off topic perché ho visto che c'è gente che... No, io e Nicola non stavamo trollando nell'ultimo video su God of War. Non cosa stavamo... avete combinato? Infatti, io cosa vado. avete combinato? No. No, abbiamo, cioè, abbiamo detto l'ultimo God of War, quindi non il Ragnarok, quello che abbiamo giocato o l'altro. È un gioco della Madonna, è fatto veramente bene, però io onestamente non lo rigiocherei mai, perché a un certo punto mi sono fortemente caccato il cazzo. Tutto ok. Per però è un gioco, come eh? Un'offesa a, a tutti i dei conosciuti. Io sono arrivato alla e... fine, tremendamente annoiato, non mi ricordo nemmeno il finale. Vabbè, ma è un classico che io non mi ricordo il finale. Io nemmeno di Arkham City mi ricordavo il finale. Quando è arrivato Arkham Knight ho visto Joker che bruciava. Ho detto: E mo, che succede? E mo, mi ricordo. No, è che oggi online Avete detto tante altre dire, dire la propria significa eh, non, cioè, sbagliare perché è diversa dal, dal coro. Siccome sono arrivati i fan, ma anche i fagot dedicati a. God of War, dire: eh, 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 dedicati a, a God of War sono. Uh, sono iniziati gli, le diatribe nei commenti e quindi per questo chiedevano ed il comparto narrativo è da mm. migliorare quindi no abbiamo detto che la messa in scena è perfetta abbiamo citato il fatto che sia tutto in piano sequenza e che colleghi benissimo alle scene d'azione ma io per il mio gusto che se mi vuoi far addormentare sul colpo mi dici mitologia non <ride> Cioè, quella roba lì mi ha annoiato, mi, mi ha rotto i coglioni. Il rapporto padre figlio, bello, ma alla fine io, ragazzino, volevo soltanto picchiarlo. Mi ha fatto cagare. però mi ha fatto cagare, ma dico che narrativamente è fatto benissimo. Però qui entriamo in una cosa che difficilmente si riesce ad accettare oggi, cioè il gusto soggettivo. C'è ne... gente, pi... gente a cui non piace Half-Life 2. Me ne farò una ragione, ma non andrò a rompergli i coglioni dicendo che stai trollando, ma è giusto tu è scherzo. Fatto. Oh, comunque, cioè, sai, so, volevo dire una cosa uh, a difesa, raga, c'è la tizia che ha scopato su Twitch, l'hanno sbannata dopo cinque giorni, mo per una cosa che ha detto manco nella sua lingua, Nicola, secondo, secondo voi bannano il canale, raga. Insomma, Ma scusa. poi l'ha detto contestualizzato. E sì, infatti, cioè, con... Voleva sì, dire un'altra cosa. Infatti, cioè... l'ha contestualizzato. Uh, ragazzi, eh, che mi dissocio da quello che ho detto, che ti, vi devo dire, non è... Il, il problema è che eh, i commenti de, degli utenti su, su YouTube sono bruttarelli a volte e, e, toccano, e toccano, anche se eh, tu stai dicendo una cosa che effettivamente, eh, insomma, in cui credi, eh, arriva a un certo punto in cui devi ti incazzi e così punto poi se, se mi, mi vogliono banata Twitch amo ma quella, non ti banneranno fanno... mai cioè io sai quante parole dico tutti, tutti i giorni che non potrei dire addirittura muoiono page <ride> quindi è il maggior ma fa, facciamo facciamo un esempio facciamo una lista della spesa se per, per tutti i ragazzi che ci seguono che vogliono fare Twitch da quali parole soprattutto devono astenersi no, no come <ride> ah, bravo, bravo, bravo. oppure fra oppure <ride> vabbè gli esempi più lampanti ecco giustamente ho sentito una f però era breve <ride> no si oh, può dire bella. ma solo se, cioè non lo puoi dire se ti stai riferendo a una persona specifica ma no, raga io lo sapete io per via di giochi di pessimo uso su YouTube. Io sono abituato a surfare sul, 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 sul limite del regolamento, quindi <ride> ci mandiamo ah, sì, tranquilli. È un tipo di simposio. Raga, giusto. Ha detto Foggia, ha detto Foggia, <ride> esattamente <ride> che, se lo di lì spesso è un, una bestemmia. Foggia <ride> <Quindi stare attenti. ride> Uh, vabbè, comunque mm -hmm. ha, ha anche tante altre accezioni quel termine lì. Eh? Ma veramente veramente. Cioè, è... mo significa pure coglione. Quindi prendetela come cazzo volete, <ride> a me non frega niente. Oh, a me frega Un cazzo. Ma sì, dai, ma stavo scherzando, dai, e, comunque, il punto è: si può di più un cazzo online. Dobbiamo, no, Siamo non devi city. dire, non si può più dire un cazzo. Perché se dici, non, vuoi ah. dire, non, non si può dire più un cazzo. Sei un fascio, perché non puoi. Eh, no, la, permetterti la di dire questo, che non si può dire più perché, niente perché semplicemente per... gli algoritmi bloccano determinati video perché dici le parolacce e non te li fanno girare, cioè questa è la realtà. ci ha uh, no, che... no, no. fatto una carriera sui video bloccanti? Perché ogni volta che diceva terrorismo, che diceva qualsiasi parola, attentato, eh, eh, ma lì hanno li, fatto li, una li cosa, bloccava. hanno fatto comunque un movimento cioè hanno fatto una campagna negli Stati Uniti perché hanno detto no, ce l'avete rotto il cazzo ma quei canali pure per dire di true crime che sì, parlavano vero, appunto sì. omicidio, eh, sangue trash, violenza, trasce, violenza e cose non potevano più dire niente quindi sono andati un po' più tranquilli Raga, ma sì. che ti sembra un discorso d'anziano scusate eh, ma gli algoritmi imparano da quello che diciamo se Alexa vi riconosce quello che dite voi pensate eh, che, che sia tanto distante il fatto del Video analisi eh, ban di alcuni video perché troppo scurrili. Cioè, veramente pensate quei sottotitoli automatici. Ci avete mai fatto caso? Sapete quanto ci vuole a Fa fare il collegamento uno più uno? Hai detto quella cosa, video bannato. Fatevela girare la testa. Bravi, io supporto, io supporto il ventennio, ma supporto il mio ventennio, cioè quando la sera mangiavo a schifo e dormivo benissimo. Quel ventennio <ride> lì. Da... <ride> Ma tu sai che sta cosa la posso capire? Perché, per esempio, hanno fatto eh, McDonald's. Ha fatto eh, finalmente che era sempre il mio sogno bagnato: il Big Mac col Bacon. L'ho allora, provato ieri. E io l'ho provato due giorni fa, oh, ho avuto difficoltà a digerirlo Stavo tipo presenti, i versi di Eti, e così. Stavo a letto. No, però io ho confermato. Ho confermato mangiando il Big Mac con il bacon che ormai non è, è, è carta per me. Bra bravissimo, Mac, la è stessa cosa. L'ho cioè, mangiato e non mi ha dato nessun piacere mangiare. E a parte che non, il bacon proprio, ma ne potevano mettermi dei pezzettini di compensato dell'Ikea ed era identico. E quindi sì. ci Madonna, sono sì, è verissimo. Ci... È l'ennesima conferma. Bravissimo, ci sono rimasto, è già rimasto malissimo anch'io. E <ride> già da anni. Però l'abbiamo fatto. fatto. Però l'abbiamo fatto. certo. Ma ci <ride> mancherebbe <ride> che non vada a mangiare un nuovo panino del Mac. Del ed essere deluso ogni anno. <ride> ogni anno, ogni volta. E eh, vabbè. E niente. <ride> eh ragazzi, c'è anche gente a cui non piace. A cui non piace or Gente che dice che fa proprio schifo perché aveva un bug sull'audio. Effettivamente ha roduto in culo anche a me. Però dipende da qual è la tua scala di valori. In, se in un film tu cerchi soltanto le scene d'azione, e le scene d'azione non sono granché, anche se è una storia bellissima, il film ti farà schifo. È normale, Hai mai scritto l'ultimo Matrix? Ah, <ride> merda. Al 100% sì, sì. Non mi è piaciuto, però speravo nelle scene d'azione, e le scene d'azione erano vecchio stile, quindi tagli ogni due secondi, niente di interessante, ho detto perfetto. Ma le motivazioni per quanto soggettive erano ridicole. Ma come? Non abbiamo, <ride> non abbiamo, da non abbiamo non, dato non, motivazioni motivazione. Abbiamo solo detto, finito il gioco, non l'avrei ricominciato neanche sotto tortura perché per me mi aveva già stufato, arrivato a una buona metà. Cioè non c'è una motivazione. Cioè a parte che non sono tenuto a fornirti una motivazione, se parlo del mio gusto, sono tenuto a fornirti una motivazione. Se do un voto a un gioco tipo 9 a Cyberpunk, ti devo dare una motivazione. Ma in quel caso ti dico, bellissimo, fatto benissimo un gioco con i controcazzi, però non mi è piaciuto. E tu ci devi stare, e se non ci vuoi stare è un problema tuo, solo tuo. Come dice Caparezza, se non sei d'accordo mi dispiace è per te. Per te. No. <ride> cioè... Non lo so. E certe cose veramente, dopo anni comunque, riescono a, a turbarmi un minimo. Però sai che è? è che questo è proprio il fanboy, questo qui è proprio il fanboy, cioè quello che, che è innamorato sentimentalmente di un prodotto. E è... quello è la... È una Io sto notando che c'è una, una nuova wave, che non è quella dei boomer, però legata ai videogiochi, che sono praticamente quelli da, da, della fascia d'età tra la mia e la vostra, dico Nicole e Mario che cioè, sta iniziando a uscire, che sono praticamente quelli che all'epoca non si cacavano i videogiochi, ma li hanno scoperti negli ultimi anni, cioè, quindi si, si sparano solo il mainstream e si aspettano determinate cose, come se andassero al cinema praticamente a vedere solo i film, quelli hollywoodiani, e, e sono praticamente diventati peggio dei nazisti da questo punto di vista. Cioè, io ho identificato in loro questo mh, una wave recente appunto di, di personaggi insopportabili che trovo nei commenti delle cose. God of War 3 l'avete giocato? Io non ho mai giocato God of War 3. È bellissimo God of War 3, cioè, me ne parlano, uno dei, dei giochi migliori al mondo. È bellissimo, però è molto lineare e molto più spettacolare che un bel gioco in sé. È un bel gioco ma rispetto all'uno e il due, che erano anche un po' puzzle game, leggermente, sai, un po', cioè vecchio stile, sai, quelle avventure che avevano un po' di puzzle, un po' di. Mm -hmm. Il terzo è soltanto incredibilmente spettacolare ed è bellissimo. Cioè, a me piace proprio tanto God of War 3. Proprio... Non me lo sarei mai aspettato così bello dopo i primi due. È proprio bellissimo. È un po', è una bosta. <ride> un po' sì. <ride> un po' sì. E tutte bellissime, tra l'altro. Quindi è un gran finale, capito? Un gran finale. Un po' meno interessante a livello di gameplay, ma sicuramente è fighissimo. Mm -hmm. E quindi. C'è il, il la remaster Se hai il, il PlayStation Plus, eh, c'è, volendo, se vuoi provarlo. Ok, ok. Ma no, comunque non abbiamo No, so, di... me, me ne hanno parlato bene in tanti del 3. Cioè, no, de, mi hanno parlato sempre bene di tutta la serie. Ho giocato solo quelli per PSP e l'ultimo God of War. Eh, mm -hmm. Perché la mia, la mia prima console alla fine è stata la PSP. Però eh, mi hanno sempre parlato benissimo di tutti. E soprattutto del 3 Quindi probabilmente non mi recupero 1 e 2 Ma il 3 va a finire di sì Sì, beh E sono molto collegati i primi 3 Molto molto collegati È tutta una storia unica praticamente mm -hmm. Però sì, credo sia giocabile anche senza Sapere la trama dei primi due. Comunque io ragazzi, vi invito come vi dicevo prima A provare Metal El Singer Molto 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 bello Sta sul pass? Uh, non lo no, so Forse no, essere sincero, forse mi no. Sa di no. Uh, però è davvero bello. Cioè, mh, avete presente quella carica che vi dà da, che, che da Doom? Ah, è sul pass. Ah, sì, ok, perfetto. La carica che, che, che da Doom, cioè, che, cioè con la musica che stai tutto incasinato. Però immagina di fare tutto il casino di Doom, ma a tempo di musica. È stupendo, mm. veramente bello, stimolante, adrenalinico. Molto, molto bello da, da giocare con le cuffie sparate. Mi sta piacendo tantissimo. Infatti, sia di, di quello che dei sonso. Faccio uscire la recensione a breve, ma veramente Metal Helsinger lo dovete provare, anche perché voglio dire, la campagna giocandola è basta, dura sulle 4 ore. Cioè, non velocissimo lo... Hanno scritto, non lo gioco per rispetto di BPM. <ride> Bravo. <ride> e vabbè, però, dai, cioè, uh, ci sta. No, dai, che no credo così. che Metal Helsinger sia la versione bella di BPM, perché BPM era una bellissima idea, ma er non era un bel gioco, per niente. Eh, era, era una bella idea e che gliel'hanno copiata paro paro quello è il problema però sì eh, mi hanno detto ragazzi ultimamente mh, di mh, solstice non so se l'avete giocato solstice no l'ho comprato poi sono dovuto uscire <ride> <Okay>. <ride> no, no mi, hanno, mi hanno detto che è un gioco molto molto simpatico molto molto divertente ma che è divertente e simpatico perché sostanzialmente è tipo un mega clone di Devil May Cry sì, sì è, è, un devi, è un clone di Devil May Cry, sì. Ok. Però ha delle belle meccaniche, da quel che ho visto nelle recensioni. I uh... vecchi Devil May Cry a camera fissa, purtroppo. Mm. Più o meno. È molto simile agli, agli ultimi Devil May Cry. Non... non agli... Non è a telecamera fissa, ma è a telecamera che si muove si ferma, si muove si ferma in base a quello che succede. Cioè, ti segue tipo quando passi, eh, a volte è di spalle, a volte ti, te lo trasforma di profilo, un po' più alla primi God of War. Okay, diciamo, che quando combatti, magari si alza. Poi quando passi sotto un turlet ti passa dietro le spalle. È un, eh, un, un misto un po' di regia cinematografica. Non come gli ultimi God of War ovviamente. Però eh, simile. E ma però, io il gioco italiano. Miseria è il gioco italiano, sì, il okay. uh, nostro rising, um, solstice, Soul, uh, solstice, uh, uh, che però tutti, io non so perché, mi erano arrivate informazioni di um, che fosse un uh, souls like, invece, ma neanche... No, il no. <ride> è proprio un Devil May Cry like, eh? quindi che per certi versi è ancora meglio. Sì, per certi versi, se vuoi cosa ignorante che ti, ti scarichi la, la testa. Bravissimo, Oddio. bravissimo. Oddio Steel Rising eh... per... Volevo chiedere una cosa alla chat Visto che sono un po' in, in, in Giù con, con i giochi da giocare C'è un gioco che non sia sulla cresta Dell'onda che in questo momento state Giocando o rivalutando? Rivalutando no Ma ho finito Ultra Kill Se vi interessa un boomer shooter di quelli che eh, se, volevo... se... lo volevo giocare se bevi una Red Bull prima di giocare a Ultra Kill, ti ritrovi in ospedale probabilmente. <ride> però... Uh, però grazie, per grazie, per il consiglio bellissimo. del Mix. Ricorderò. Del Red Bull e Ultra Kill. No, no, se lo fai poi via Voli, senza droghe. Voli. Incredibile. Per pure la demo, la demo <ride> gratuita questa. Ti deve piacere lo stile. È un boomer shooter, oh, okay. però di quelli ultra velocissimi, boomer shooter. Non è non è Quake, capito? Sì. Sono molto curioso adesso. Eh, sto guardando qualche, qualche immagine in mano a te. Questo è pericoloso. Eh, a ah, me so piace un po' e mi è piaciuto tantissimo anche per la trama. È proprio figo l'idea. Eh, solo che in accesso anticipato c'è solo il primo atto, il secondo atto e dovrebbe uscire il terzo, credo l'anno prossimo. Diciamo che per renderlo fruibile, se lo giochi tu, devi renderizzarlo alla metà della velocità. Sì, lo sì esatto, lo devi un po' mettere in slow motion per capire. Ma no, in generale si gioca così Ultra Kill. Se lo giochi a meno rende molto meno. E, e credo che tu muoia anche parecchio se lo giochi. Beh, c'era la demo su, su Steam e non me la fa scaricare in demo, volevo provare almeno la demo. Basta anche guardare sì. il trailer per farti un'idea del gioco che è. Eh, ma penso che no. questo vada provato prima. È di vero, di... vero. Sì. DLC di Blasphemous. Blasphemous l'abbiamo provato, è visivamente stupendo quel gioco, però mi ricordo che non, non mi ha catturato troppo, però è, è ben fatto: veramente ben fatto, Blasphemous. Cosa? Ho, ho giocato ad altro, ma non mi ricordo più. Nel frattempo, conferenza uh. Nvidia si sta passando al Uh, All'automotive, per quanto riguarda la i data center, per quanto riguarda i dati raccolti e eh, guida autonoma, ma sempre per aggiornare appunto che io lo sto tenendo d'accordo. Comunque, l'ha nominato nei commenti e te lo consiglio. Uh, non so se ti piace il genere, Nicola. 2point uh, Campus, oh, okay. bellissimo. È bellissimo, È bellissimo, molto molto, Campus. molto molto carino, più bello dell'hospital. Sì, eh, l'Hospital dopo un po' l'ho mollato, ho fatto una decina di ore così poi l'ho droppato male. Ho fatto Timesia, che mi è piaciuto pure parecchio in realtà. Eh, dura, dura poco, mi sto facendo adesso MOS 2, mi sono recuperato un po' di giochi di <ride> guerra che avevo lasciato in sospeso. Mm. No, adesso inizia a fare un po' più fresco, quindi si può ritirare fuori il VR. Eh. Esatto, <ride> vero, io quest'estate ci ho provato un paio di volte. No, in Italia ti fai la sauna in testa, veramente? Tipo. Sì. ma con l'aria condizionata eh, perché io ho, cioè, io ho pensato, vabbè, me la metto a 24 gradi che non ci arriva, freddo. esatto, ma non, non, non ce l'ho fa. Cioè, ho iniziato no, a ma non sfumare. ce la fai, cioè inizia a traspirare proprio. Questi cioè. ah, <ride> io... giorni va bene. Dan, io ho giocato Saint tro Giusto, ecco cosa avevo giocato, perché guardavo la lista di Steam, ma non è su Steam, <ride> è su Epic. quindi non... ah. Ho giocato Saint Row e l'ho rivalutato da così a così. Mi è piaciuto un botto, un botto, mi è piaciuto tantissimo. E eh, tra quelli che mi hanno divertito, non è il gioco migliore della... de... De... che ho giocato quest'anno, ma è uno dei giochi più divertenti di quest'anno sicuramente. Mi è piaciuto un botto, me ne l'ho dimenticato, pensate, perché sono partito e poi eh, ho lasciato tutto indietro ho preso Rogue Legacy 2 perché l'altra volta era uscito il discorso l'avevate consigliato, è veramente carino mo ci devo andare un po' visto avanti è carino però... Rogue Legacy 2, molto bello. Allora, mm, il è feeling, bello il feeling è una cosa spaziale cioè è proprio bello è bello pure saltare a caso è bellissimo sì. Saints Row uh, chiedono come fai ad esserti divertito con Saints Row perché è brutto, senso. Beh, lo devi l'hanno devastato, l'hanno devastato malissimo. Ma anch'io all'inizio, il primo impatto è osceno, oscenissimo. Osc <ride> Però poi scopri, soprattutto se inizi ad addentrarti abbastanza nella città, nelle missioni, nelle cose da fare, scopri che ci hanno messo un sacco di cuore. Un sacco di cuore a fare. Ci sono dei dettagli bellissimi, bellissimi nelle missioni, bellissimi nel, nella creazione della città. È proprio bello. Mi è piaciuto tutto. Al, ver, verso la fine poi mi è piaciuto qualsiasi cosa di sé. Intro. Ma lo capisco, l'hanno devastato all'inizio, l'hanno proprio disintegrato. Disintegrato ed è un dispiacere, um, è un peccato. È un peccato. Io, Row, I vecchi sensero okay. mi, mi sono praticamente piaciuti tutti, ma non ne ho finito uno perché mh, era too much per me. Cioè, a me piace avere un gioco molto serio e farci il cretino dentro. Quando un gioco fa il cretino prima di me. <ride> non mi riesco. Cioè, cioè, sì, hai ragione. Sai pure. che cos'è, Mario? È l'effetto del giocare con i codici attivi. Bravo. È, tipo, G GTA con i codici... Attivi. Io mi ricordo che gente, quando era al liceo, ed era, forse anche prima, quando era appena uscito se, eh, San Andreas, sapeva i codici a Che la gente... Vado. Esatto, la gente si spawnava i carri armati, i motoscafi che volavano, tutte quelle cose lì, e poi si rompeva il cazzo. Perché hai fatto tutto normale, cioè, sì, la esatto. follia che potevi fare e poi, e poi non, eh, non finiva più. Cioè non, non lo finivi più il gioco perché ti hai rotto le balle. E se entrò. È così, cioè, è un po' come me Just Cause, qualcuno lo ha cioè, è, No, Just Cause dai è figo, c'era cioè, Just Cause è, 2 è che io ci ho passato però, un sacco per, di... per due ore. No, no io, cioè, sì, io ci ho giocato tantissimo primo. Just Cause 2. Il, il quarto avamposto che fai saltare in aria tutto, insomma... Bravissimo! Eh... Allora, Just Cause 2 era il primo. Il 2 sì, è quello che così. mi è piaciuto di più. E quindi... Quindi l'ho giocato tantissimo. Poi il terzo era simile, ma con la grafica più bella. E quindi mi sono rotto il cazzo subito. Il quarto, non ne parliamo, che è una ciofeca di gioco. Ma anche lì, per lo stesso motivo, mi sono rotto le balle. Se lui ti fa fare tutto subito, mi rompo le balle dopo un po'. Dico, sì, ok, sì, ho Sì, no, capito. Ma quello è giusto. Ecco. Okay. Però è anche una questione proprio di mood per me. Uh, oltre alle possibilità, che effettivamente in Saints Row sono molto superiori a quelle che hai in GTA, anche soltanto le mosse che fai, cioè, però, uh, oltre a quello, è proprio che a me mi piace tanto dissacrare i giochi. Cioè, per dire il gioco su cui ho cazzeggiato di più negli ultimi vent'anni è Red Dead Redemption 2. Mm. Perché è un gioco che non si merita che tu faccia il cretino. Quindi, quando fai il cretino, ridi, mm. cioè, lo vedi proprio che sei fuori luogo a piazzare i cavalli legati sul su sulle rotaie del treno. Cioè, tu, tutte quelle cose diventano sperimentazione, diventano un minchia gioco. Ti sto sfasciando. Se in dice sì, fa, sfascia, fallo, esatto. fallo e, e poi tu magari questo. lo giochi normale. Fai l'opposto, cerchi di giocare normale a se in e non funziona bene tipo io in GTA 5 mi divertivo anche solo a camminare per la città, per vedere cosa sarebbe successo. Sì, è In vero. centro non succede nulla. Se tu cammini e basta e lo giochi bene, non succede niente. Ma infatti il bello Quindi di GTA 5, 5 ricordo all'epoca quando uscì, era proprio il fatto che tu sapevi che pur in una parte che dici che ti sembra dimenticata da Dio poteva succedere qualcosa. C'era qualcosa che poteva accadere ed sì, era molto esatto. bello solo vedere il behavior della città in genere, era veramente esatto. bello. Comunque, a proposito di sbocco e VR, io ho appena visto una cosa mo sulla conferenza in vita da sbocco. Qui stanno continuando a parlare di automotive. Ha fatto vedere un progetto di auto futuristica, guida, no? uh, guida autonoma e tutto. Sedile posteriore, possibilità di utilizzare un vi il visore VR con l'infotainment della macchina. Ma vi immaginate sul sedile di dietro, oh, con un visore VR, quanto puoi stare male? Madonna, cioè tu sei magari... Sei in un cinema a guardare un film e la macchina si muove, cioè, proprio provevole... esatto, cioè è, <ride> è la, la morte. morte. Eh, sì. Per noi che soffriamo, sì, quello ci, 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 ci ammazza. No, ma io guarda, ho una bella resistenza. Però, il fatto di avere sollecitazioni non volute, magari in un momento in cui stai fermo, lì ti bastano veramente due minuti e muori. Cioè, per esempio, Karim. Se tu vuoi. Vuoi, vuoi, morir, vuoi proprio sboccare fortissimo, ma nel senso che quando successe una volta a me per sbaglio, mi sono dovuto mettere letteralmente a terra a toccare il terreno. <ride> È praticamente, allora, tu ce l'hai su stativi le, le basette? Cioè... No, 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 no. Ah, è vero. Tu hai è il oh, Locus? Sì. Allora, col Vive, sì, se ce l'hai, sì. Se ce l'hai su stativo e uno sta usando il VR, cioè tu basta che fai tic, e le fai ondulare un pochino una delle due, dentro hai un effetto. Che giuro è la cosa che ti fa sentire peggio in assoluto. Che pensi, cioè, pensi che ti sta per crollare il mondo addosso, devi letteralmente metterti a terra e chiudere gli occhi perché ti. Ti fa malissimo Verissimo. e me lo ricordo perché è come se funzionasse ancora, ma stesse glitchando. Quindi ti, ti, ti fa degli scatti dove ti giri sì, no, e almeno dava... io, io ho detto: boom, 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 Oh mamma mia, ma subito nausea veniva. Mi ricordo sì. sì. <ride> Eh, qualcuno ha chi la... ha provato Vulong? Che in effetti io non ho cioè, ho visto solo i trailer. Non ho, non ho provato. No, non l'ho provato. Infatti stavo per chiedere di, del, di Project Galileo, che adesso ha il nome. Mm. Eh, C'è quel pezzo di terreno in Italia. Che, che, non mi ricordo come si chiama eh, C'è stato. Enotria, bravissimi. Eh, hanno provato la demo. C'è stata la live di Michele, eh, che ha registrato col mm. cellulare. Però l'ha fatta vedere. C'è stato il gameplay, si è visto un po' di combattimento, si è visto un bel po' di, di gioco, credo ancora in, in alfa o in beta, però... Ehm, sì, sarebbe... Infatti speravo che Michele ci fosse oggi per raccontarci un po', perché eh ci ha fatto una live ancora... di due ore. Okay. Eh, sembra carino. Sembra carino. Mm, mi, mi aspettavo di peggio, devo dire, invece mi ha stupito, anche visto da, uh, da cellulare. Pre-alfa, dicono. Pre-alfa, eh, quindi... Voglio dire. Eh, però non è male, sembrava decente. Quindi, sì, il combattimento è acerbo, sì, purtroppo sì. Però sono abituato a merda, quindi va L'ambientazione era molto figa. Sì. no, invece qualcuno, pure di, avanti, no? qualcuno ha chiesto pure di Splatoon: io ci sto giocando abbastanza. Mm. È uguale al 2, uguale all'1, cioè, per me va benissimo, eh. cioè. <ride> Fa, ma qua hanno fatto bene. un reskin? <ride> e <ride> guarda, è tendenzialmente è sempre la stessa cosa, anche perché le armi, tutto sommato, sono le stesse, con l'aggiunta di qualcosina. Mappe, alcune hanno utilizzato quelle vecchie, aggiunta di qualcosa nuova. Eh, qualcuna nuova, eh, però, tutto sommato, è cioè, sempre quello. Eh, fatto nello stesso modo e tutto quanto, anzi, ha pure qualche calo di frame di tanto in tanto sulla Switch, però, cioè, è giocabile, figo e tutto. Eh, però non c'è realmente niente di veramente nuovo rispetto al passato il che è una cosa che può piacere dato che splatoon per me è un gioco molto bello in quanto spara tutto originale eh, però cambia poco e ecco. è, è diventato un pochino il cod della nintendo ecco diciamo così esce ultra però, in senso. <ride> a proposito di cod ma voi come, come vi approccerete ai prossimi, ai prossimi lavori in quel senso? Cioè, vi viene lo schiribizzo okay. di prenderlo un COD o vi è passata un po' la voglia? No, beh, COD va sempre provato, perché appunto... Vedi, cioè... stavo, stavo per dirlo che purtroppo da, <ride> da CODaro, mi perdonino i, i sardi, ma da CODaro... O i siciliani, non mi ricordo che c'è no, no, la parola CODaro. Sardi, Sardi, Coddari, Sardi, CODari. Okay. Okay. CODari. Eh, le... Mh, il problema di essere coddari dalla nascita è che a me saranno 3-4 cod che è zero per me a livello di intrattenimento, ma si comprano comunque. No, io la campagna. Io oramai campagna e tutti contro tutti veterani. Fine. Cioè per me è solo quello l'online. Madonna, tutti tutti tutti... Tutti sì, Madonna, eh, ma ti vuoi sì, story, tutti contro tutti veterano in Francia? Sì, è proprio male. Sì, è storia, tutti contro vabbè, tutti veterano Storia, tutti contro tutti veterani. Però se ci pensi è giusto, cioè lui gioca a Tarkov, e quindi un gioco deve essere: cioè, Pum. No, vabbè, cioè, <ride> se, guarda, se, se, vuoi, se vuoi il Pum muori, giocate i Sonso, che oltre ad essere bello è, veram cioè, è, è veramente con qualsiasi arma, Pum muori. Cioè, è un Instagram, eh. ogni cosa che utilizzi. E eh, almeno bello. ti togli il time to kill, ti togli il TTK, che è una rottura di cazzo negli ultimi cod, che l'hanno cambiato un po' sì, un po' no, lo acceleravano, lo diminuivano dopo la beta, è un macello. È Ho detto ISONSO come gioco, raga. Prima guerra mondiale. Guerra tra Italia e Impero Austro-Ungarico. Bellissimo. Veramente Ma bello, la campagna cioè. o è solo... solo online. Dai? Sono gli stessi sviluppatori di Verdana. Ah, che niente campagna. Peccato. Non lo prendo. Beh, però è bello, prendo. dai. Cioè, giocare con gli alpini, bersaglieri. Cioè, è veramente bello. Il problema è che li muovono delle altre persone. <ride> L'online competitivo, ma basta. No, vabbè, Poi ma non, trovi... è, non è competitivo. Cioè, è proprio quello è il bello. Cioè, ti dà proprio la prima no... guerra mondiale. Cioè, è gruppone che avanza magari in determinati punti e devi sperare che non ti beccano. Cioè, lì è veramente massa contro massa. Cioè, è bello. È Red è Orchestra. Esatto, molto bello. simile a Red Orchestra. Eh, il problema è che ci giocano solo gli appassionati a quei giochi lì. Non troverai mai la lobby di Casualoni, dove no, puoi la divertirti lobby di... un po'. È eh, eh, proprio poi. quello il bello. Eh no, certo. <ride> se lo vedi da, dal tuo punto di vista da appassionato, sì. Se vuoi farti una partita, uno sparatutto in prima persona, provi Isonzo come Verdun, come era Red Orchestra. E let loose, eh, pure cioè. Mo, cioè, cammini in una mappa semivuota, soprattutto se spawn sbagliato. Cammini in una mappa semivuota e un cecchino ti falcia per 6-7 volte. Cecchino, e sei, volte ce ne sono minuti, Ce n'è solo uno per squadra. Ah, per squadra. Non per team, no, per no, 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 per squadra Cioè c'è un 40, cioè team con 40 persone C'è cioè un solo cecchino fine. Ah, madonna Il resto è Vabbè, tutto con comunque... collimatore, bolt action Fine. Collimatore, bolt action Oh, Minchia Eh oh, beh, giusto, è la prima guerra mondiale sì, sì, prima guerra mondiale, infatti Quindi è un po' Sì, anche COD eh. non ha più con le... Il matchmaking delle skill secondo me ha rovinato COD Ma non lo dirà mai nessuno, purtroppo È, è una di quelle cose, cose che Ma quante hanno rovinato COD, eh? Per me, per me la cosa peggiore è stata quella. Io ho imparato a giocare senza le skill based. Perché tu una volta ti disintegravano, una volta facciavi tutti, poi magari facciavi tutti per 3-4 volte, poi cambiava la lobby e ti disintegravano. Per me, da quando hanno messo le skill based è la morte. Oh, è guarda stata la morte! Secondo me, la modalità più giusta degli ultimi anni di COD, sai qual è stata la più bella e la più giusta, la 2-on-2. Perché bella, two, ma... si partiva con Ma tu giochi alle modalità vero. sbagliate dico... Ma beh, non è no, vero però La 2 in 2 è bella Perché praticamente <ride> tutti quanti Si parte con Stesse armi, stesse skill E che ti dà il gioco, fine Cioè è la cosa e, più sì. giusta È il cerchio e distruggi, esatto Quello che e Cioè ai tempi si giocava tantissimo Ma poi sono uscite Alt sono usciti altri giochi tipo Counter-Strike, ha usciti, nel senso sono diventati popolari giochi come Counter-Strike e la gente passava lì. più Counter-Strike è sempre popolare. Gente. È verissimo, per, per un <ride> motivo che a me è oscuro, però è verissimo. I russi <ride> Ma perché è, è oscuro? Dai, c'è cioè no, un, no, no, un sistema tutto suo di shooting. In... È esattamente, eh. sì sì, perché, perché mirare e sparare quando puoi fare altro, no? Di è incredibile la no, differenza però, tra chi è... ha le mani e chi e ti ricordo e chi che chi stai parlando col campione italiano il campione <ride> italiano dai, di, di? di Counter Strike <ride> <ride> della Battle Royale di Counter -Strike. io sono il campione italiano della della <ride> e, e ho le prove di questa cosa ci sono le prove io te lo ricordo <ride> che, eh, non, non, non lo racconto di nuovo perché l'ho raccontato 50.000 volte quindi eh, però è vero <ride> eh, no no se io e Francesco ci sfidiamo non è su Counter Strike non è su Tarkov è a botte dal è vivo su... esatto, <ride> non è <ride> anche ad armi è perché San lui è più Rick. bravo di me con le armi quindi... <ride> no vabbè comunque diciamo sempre di quei che cose non dobbiamo non la faccio. senti facciamola organizziamola sul serio, stavolta. Ma che tutte le live invidia che abbiamo fatto su Quake l'ho sculacciato se... come si deve. Non... Madonna, che bugiardo! <ride> che bugiardo! Che bugiardo! che <ride> bugiardo, Ci sono le prove, come bugiardo! Ma le prove, non è vero, non è ce questo. la siamo giocata. Ci so... <ride> allora, carini, sì. no, il nostro corso sarà. Dallo specchietto Quake. retrovisore. Ok? <ride> allora sarà Quake il 3. Dico il 3. UT2004. UT2004 non 99? No, si, sì, tutti tutti 2004, oh, okay. tutti e due. ok, tutti e due, tutte e due e poi 1v1 su Rust. Cioè, Rust inteso non il gioco, cioè La code. mappa di Modern Warfare e 2. Va bene. Eh. Birra e salsicce, se volete venire, Va, facciamo un buffet. soprattutto no. Mi piacerebbe molto arbitrare questo. <ride> <ride> cioè tipo che a prescindere da chi killa chi sono io che decido chi ha vinto cioè, sì, chi ah proprio oh, madonna. Come? verrà segnato un, un voto in base all'esecuzione all al rage, allo stile <ride> ah, no. alla bellezza delle kill ma come? e oh, verranno annullate molte kill Sì, hai, hai killato però hai fatto un po' la merda da dietro l'angolo, annullata la kill c'è il, che... <ride> il bar ahahahah <ride> Io sono oh, peggio niente. di Moreno in queste cose oh no, <ride> va bene, siamo... loquio e ci sta. Muta il turpilo. Lì bisogna dichiarare prima il grado di parentela a cui Massimo si può arrivare per belle, <ride> gli insulti, è vero, giusto. Che allora, è, sapete che siamo ma, un quando eravamo più ragazzi <ride> quando eravamo più ragazzini, è vero. Qua siamo tutti del sud praticamente. Eh sì, quindi <ride> si va sul grado di palentela. Poi bisogna capire se da parte di mamma o da parte di, di papà, poi sì, de decidiamo. Poi decidiamo. Però sta di fatto che Sabaku qua in mezzo è un ibe lungo, porca miseria. Siamo, <ride> siamo tutti <ride> terrori. <ride> eh, <buono>. <ride> Verissimo. <ride> Beh dai, però viviamo tutti no, al no, no, Non è che sia, Pranzi. che sia che sia molto più in alto di noi. Uh, vai, eh, che diciamo, è Diciamo come no, la base. Vasta... Noi rispetto... Rispetto a Francesco, viviamo tutti al nord. <ride> sì, vabbè. È, vero. Sì. è vero, è vero. Sì. Siamo, siamo del nord, noi, eh? No, una no, no. piccola, picc piccola parentesi, praticamente, non uh, cioè è proprio, è, è proprio Cristo che non ci vuole insieme a me, carino, perché lui è stato a Barletta ah. vicino a Bari uh, qualche settimana fa. Insomma, è venuto, ci dovevamo beccare, mi è venuto il COVID. <ride> Mannaggia. Ma per tre giorni non abbiamo trovato un buco in cui vederci. E appena stavamo cercando di, mi arriva il vocale all'una e mezza di notte di Francesco che dice, io Covid. Mi sono <ride> schivato anche questa volta al Covid, <ride> Dai, stavo arrivando in modalità oh, bomba batteriologica. Cioè. Madonna, ti avrebbe <ride> fatto un macello che tu non hai idea. cioè, io andavo a fare il TED con il covid No, che 400 persone, Mo, un kill oh, count. Una strada. Mamma simpatica. mia, comunque, molti stanno chiedendo il costo delle schede che sono uscite. Ve le dico, giusto per. Uh, dovrebbero essere queste, 1599 dollari che adesso sono me più, più euro significa dollari cioè costa di più in euro eh, avviebo da ottobre 12 12 ottobre è dalle due alle quattro volte più veloce di una 3090 alla 4090 e c'ha 24 giga di RAM. Madonna, ma... la compro la dalle compra, due alle dire... quattro volte io ci metto una, una... Ci metto un attimo il veto perché devo capire che cazzo significa se stanno parlando solo delle RTX perché a livello di CUDA è sempre il 30% in più veloce ma non è... Ma a questo punto una scheda madre, due RAM e buonanotte. Cioè fai <ride> quello il computer perché <ride> sprecare la 4080? La 4080 invece... Euro. 900 dollari. 1199 dollari. La compro, la compro. La compro. <ride> ma hanno dato prezzi diversi la 4080, cioè io che è dalle, la dalle 2 900. alle 4 volte più veloce della 3080 Ti anche qui io ci metto una, un punto interrogativo su finché non vedo non credo e basta queste sono, questi sono i, la 899 no, no. a partire da 899 la 4080 con meno ram credo che sia la compro la <ride> compro eh, stanno, eh, le sono possiamo farmare bitcoin per davvero eh il te li rifai i eh... 12-13 anni. Si sì, poi ti ammazza <ride> la, la corrente, <ride> però se sì, di solito è sempre quel 30 35% in più sì. ogni serie, però bisogna vedere qui. Probabilmente parlavano dell'RTX e basta, mm. però dicono che tanto non farà girare bene Kingdom Come allora che la compro a fare, <ride> Chissà, le scene di notte con la pioggia, le scene con la, con la pioggia di notte hanno, hanno mandato in barca qualsiasi, all'epoca avevamo il top di gamma in assoluto, <ride> comunque lo riuscivo a far giocare. Madonna, a proposito di sempre ottimizzazioni di merda, Tarkov, allora io ho tenuto in prova fino alla settimana scorsa la, la 3090T. 90. La 3090T. Okay. Insomma, io comunque, processore 12 generazione in 9, 64 giga di RAM ho. Oh. 65 frame al secondo su Tarkov in 2k. Beh, ce l'hai fatta, l'hai superato, eh? Sì. Non mal... E mi sono sentito contentissimo di questo. <ride> Ci credo. Però, Francesco per giocare a Tarkov tu devi avere qualcosa che può renderizzare un film Pixar in un quarto d'ora. <ride> <ride> è una cosa allucinante. un gioco da tavolo. Ci siamo. Cioè. Sì, hanno fatto già il gioco da, da tavolo di Kingdom Cam. Lo devo ancora ordinare, in realtà. Però, c è, c è, sì. Dove si compra? Eh, c'è il sito apposta. Mi sembra che Cose che riposso. voglio tanto, ma non userò mai.com. <ride> <ride> Va bene, ragazzuoli. Noi ci vediamo settimana. Non questa, la prossima. Non la prossima, la prossima. Capito? È proprio mm. quella. E vediamo che giorno un è il 4. Ciao, belli al 4, 4. Il 4. buona serata. Allora, ciao buon proseguimento bellezza. a tutti e buona serata. Alla prossima, ciao ciao. ciao.